Gallo. Bene, anche lei ha dato delle soddisfazioni alla nazionale italiana. Medaglia d'oro 20 km di marcia ai campionati europei, poi medaglia di bronzo alle Olimpiadi e avanti così. Ti lascerei, ecco, dare magari una tua testimonianza, un tuo racconto su quella che è stata una tua esperienza molto particolare come atleta e come mamma, visto che la tua presentazione verte un po' su questo. Sì, buonasera a tutti, ringrazio anch'io molto per l'invito, perché questa sera essere qua mi fa doppiamente piacere, perché sia come sportiva ma come mamma e in famiglia. La famiglia, come questa sera stiamo parlando, secondo me è un ruolo importante, lo è stato per me come bambina che sono cresciuta in una famiglia come simile a Stefano, in una famiglia semplice. Mio papà era un muratore, mia mamma casalinga, ho un fratello maggiore, una sorella maggiore, quindi anche famiglia anch'io abbastanza numerosa, e si faceva come penso noi della nostra generazione, i genitori questa frase ce lo dicevano spesso: facciamo sacrifici, o comunque vedevamo che le possibilità non erano altissime, ci accontentavamo. E io sono cresciuta a Terza, quindi più piccolina, per alcuni aspetti più coccolata, ma anche per altri aspetti quella che arrivava per ultima, ultimo usare la bicicletta, ultimo usare il paio di sci. Però io non ho mai avuto, per me era normale così, e quindi sono cresciuta Terza di una famiglia normale. E però diciamo che, a differenza di mio fratello e mia sorella, ero una giacca parpia da piccolina, quello che mi mettevo in testa lo facevo. E infatti anche la mia maestra delle elementari, colei che mi ha portato poi all'atletica, mi ha detto: tu farai strada perché sei una testona. Avevo il gesso lungo fino a qua perché mi ero rotta la gamba sugli sci, e ho voluto a tutti i costi, appena tolto il gesso, fare la campestre della scuola, no? Ma sapendo benissimo che arrivavo ultima, perché la ho tolto da una settimana e zoppicavo, ma io volevo farla perché volevo partecipare, per me l'importante era esserci, quindi ero già una, diciamo, testona. Poi crescendo ho avuto anche una grande fortuna, che ho fatto per caso i giochi della gioventù, e lì ho dovuto coprire il buco della marcia, che nessuno voleva mai marciare perché nessuno lo sapeva fare o si vergognavano. Io arrivavo dalla corsa e quindi ho detto: vabbè, correre più o meno me la cavo, provo a marciare e vediamo come va. E mi è andata bene, perché è stata una combinazione, ho vinto provinciali e regionali, sono arrivata seconda in nazionale. E mi hanno detto: adesso continui. E io: no, perché non mi piace e mi vergogno a farlo. Infatti io abitavo a Roccaviola, andavo nelle stradine di campagna ad allenarmi, perché in paese mi prendevano in giro. Dicevano: ah, ma quella lì sculetta, ah, ma quella lì come cammina. E io però dicevo: ma perché devo fare una cosa che gli altri, solo perché mi prendono in giro, non posso farla, se in realtà poi alla fine andavo bene? Dicevo: io continuo. E così ho fatto. Mi è andata anche bene, perché c'era Maurizio da Milano che in quegli anni vinceva, quindi la marcia bene o male se ne sentiva parlare. Sandro da Milano a due passi, cioè a 40 km da me, uniamo le due cose. Mario Bianco, il mio allenatore, mi fa: andiamo da Milano. Io andavo da Milano il sabato, una volta a settimana, non andavo a scuola, andavo giù a Saluzza e mi allenavo con i grandi campioni, quindi mi allenavo con Sidoti, Didoni, e vedevo questi qua grandi. Ho detto: io un giorno devo andare anch'io alle Olimpiadi. Però gli dicevo al mio allenatore: io da lui non ci andrò mai, da Milano è troppo cattivo. Poi ho finito 15 anni con Sandro, quindi alla fine nella vita non bisogna mai... Infatti a un certo punto Mario mi ha detto: io non sono più in grado di farti crescere, sei arrivata dove sei arrivata, ma io oltre non ce la faccio, hai bisogno di da Milano. E allora, quando mi sono diplomata, sono andata da Sandro e lui mi fa: vuoi venire a vedere come si fanno i veri atleti? Venga a Saluzzo che ti faccio vedere io. E allora sono andata a Saluzzo e da lì poi è iniziato il tutto, perché mi ha preso che avevo 20 anni, ho fatto la prima Olimpiadi ad Atene e da lì ho continuato. Quindi diciamo che la mia fortuna è stata sicuramente avere una famiglia per me normale, ma una bella famiglia, nel senso, per le persone
perché una famiglia in cui mi ha detto ti sei presa l'impegno, lo porti avanti. E una seconda famiglia dopo, che è stato poi mio marito, che ho conosciuto nel 2004, con cui mi sono sposata nel 2006. Nel 2008 abbiamo vissuto un momento bellissimo insieme, che è la mia medaglia olimpica, e lui è stata la mia grande forza poi alla fine, perché a parte gli allenamenti che dovevo ogni tanto venire a seguirmi, o piuttosto che, lui non è mai mancato a una gara, mai mancato, cioè è sempre venuto, da in qualsiasi parte del mondo andavo, facevamo le nostre vacanze, cioè il biglietto aereo, lui veniva per vedermi, e quindi per me è stato il mio grande punto di forza. E infatti poi con lui, quando ho vinto la medaglia, abbiamo detto ok, una medaglia c'è, la famiglia adesso è la cosa più importante, perché io ho sempre detto a fine carriera farò magari la mamma, e invece ci siamo detti no, poi a fine carriera magari è troppo tardi, quindi non abbiamo voluto essere egoisti e abbiamo detto facciamo la famiglia prima e poi se posso ritornare ritorno. Sono ritornata dopo 10 mesi e ho vinto il bronzo al mondiale, che è diventato dopo bronzo, per una squalifica, era un quarto posto, che io ho sempre detto che mi chiedeva la tua più bella gara dopo le Olimpiadi è il mio quarto posto, perché quel quarto posto lì con la mia medaglia che era Elena di 10 mesi, per me era la medaglia più importante, quella che avevo a casa. E quindi forse per me la famiglia è diventata a maggior ragione importante quando ho iniziato a crearla e ho iniziato a avere, la possibilità di fare sempre l'atleta ma da mamma. E quindi l'anno scorso abbiamo passato 100 giorni fuori casa, mobilitavo la famiglia, si partiva in quattro, e mio marito poi appunto ha perso il lavoro che lavorava alla JEC, si è rimesso in gioco con un lavoro improprio, adesso fa l'imprenditore agricolo, però abbiamo detto però continuiamo, perché comunque la nostra forza è la nostra famiglia, e siamo riusciti ad andare a Rio de Janeiro, e quindi per me avere alle Olimpiadi la mia famiglia è stata la mia grande forza. Sì, quindi, questo è stato...